Domingo Schingaro e sto cucinando da casa mia. Vi preparo più che una ricetta, volevo darvi dei consigli su una colazione. La ricetta in sé per sé non ha degli ingredienti, cioè delle quantità e delle preparazioni molto lunghe e difficili, ma più che altro un consiglio su come questi giorni di quarantena che stiamo vivendo tutti possiamo dedicare un po' più di tempo alla colazione, magari saltare anche il pasto, fare una super colazione anche per cambiare un po' la routine quotidiana con i bambini, che è una famiglia numerosa, dedicare un po' più di tempo alla colazione, che è uno dei pasti fondamentali di una giornata. La colazione sarà composta da una ricotta montata con un po' di miele e delle mandorle. Poi faremo una frittatina di uova, pane e menta. Dunque, uova, del pane secco, del latte per mettere a mollo le uova, del pecorino canestrato e della menta. Dopodiché, un'idea che mi piaceva un po' anche di memoria e di ricordi, dunque una zuppa di pane e latte, o del pane sempre raffermo che andremo a tostare in forno, del latte normale, della cannella e del cioccolato fondente che avevo con me, e zucchero, poi vi farò vedere. Poi faremo anche un frullato chiamato, anche qui per coinvolgere i bambini, visto che vanno molto dietro le mode, no? Dunque possiamo chiamarlo anche uno smoothie. Infatti ho congelato della frutta, in questo caso avevo dei kiwi, però con latte di mandorla, così cominciamo anche i bambini a mangiare un po' di frutta la mattina e lo serviremo in un boccale, io avevo questo. E poi infine finiremo con un caffè leccese. Allora, iniziamo con la preparazione della ricotta. Dunque ho messo la ricotta in una bacinella, aggiungeremo un po' di miele, in questo caso è un miele millefiori, guardate che bel colore. Passiamo alla nostra ricotta. Vedete, la ricotta di pecora risulta un po' più compatta della ricotta normale, dunque la dovremo lavorare un pochettino di più, fino a quando non otteniamo una cremosità. Prendiamo la nostra ricotta, la mettiamo in una ciotolina, poi tagliamo le nostre mandorle, oppure se avete dei cereali, delle noci, dei fichi secchi, qui andrebbero bene anche dei fichi secchi, molto importanti i fichi secchi, nutrienti. Ecco qua, un po' di... E poi, tocco finale, un goccio di olio. Guardate qui, semplicissima, una coppettina, ricotta, miele e mandorle, e poi l'ho finita con un filo di olio. Adesso tocca alla frittata. Come vi dicevo, io vi farò vedere un omelette, ne approfitto così almeno vedete come eseguire un omelette, però voi a casa potete fare una frittata, potete fare un uovo strapazzato anche col pane e menta. Cosa ho fatto? Ho sbattuto le uova, ho strizzato il pane che avevo messo a mollo nel latte, ho aggiunto pecorino e menta, sbatto il tutto, cerco di amalgamare il più possibile. Avrò bisogno di una padella antiaderente, bella calda, un filo di olio nel fondo. Così facendo, poi diamo dei colpi sul manico e facciamo girare l'omelette. Piano piano, così. Abbassiamo. Vedete come si gira. Ok? L'omelette è pronta. Vedete? Questa è un omelette. Passiamo alla terza preparazione. Un ricordo di infanzia. Zuppa di pane e latte. Prima versiamo un goccio di olio. Il nostro pane lo facciamo tostare. Contemporaneamente gli mettiamo lo zucchero, così caramellizza un pochettino. La cannella, ok? Anche questo semplicissimo, due passaggi molto veloci. Facciamo tostare bene il padello. Nel frattempo ho messo a riscaldare un pentolino di latte, mi sono procurato un mini pillo in modo da incorporare un po' di aria, sentite che profumo la cannella, nel fondo della nostra ciotola, vedete, dove mi ricordava proprio la zuppa, no?
ci mettiamo del cioccolato, così i bambini sono contenti. Nel frattempo ho scaldato il latte. Non facciamo arrivare al bollore il latte, però deve essere abbastanza caldo. Versiamo il nostro pane qui nella ciotola, frulliamo, così incorporiamo un po' d'aria. Andiamo dei colpettini. La schiumetta è venuta, guardate, si vede? Andiamo a versare sul nostro pane. Volevo portarvelo da vicino, guardate. Guardate che bello. Partiamo all'altra preparazione. Come vi dicevo, un frullato. Per convincere i ragazzi a bere un frullato o mangiare della frutta di prima mattina, gli diciamo che prepariamo un bello smoothie, così sono contenti. Cosa ho fatto? Ho preso della frutta, avevo dei kiwi, li ho congelati, ok? Perché per preparare dello smoothie ci servirà della frutta congelata. Mettiamo la frutta in un Thermomix e invece del latte normale ho del latte di mandorla, ok? Ok? Allora, metto tutto in un frullatore, metto al massimo, servo il mio smoothie al kiwi, non fa venire colesterolo, vedete? Ecco qua, e abbiamo preparato anche uno smoothie. Allora, riepilogando, ecco la nostra super colazione pugliese. Abbiamo una frittatina con pane e menta e pecorino canestrato, ci ho aggiunto due pomodorini. Una ricotta montata con miele, olio extravergine di oliva e mandorle. Guardate la zuppa di latte, il pane, la zuppa di pane e latte. Il pane sta assorbendo tutto il latte, buonissimo, credetemi. Un frullato di frutta e latte di mandorla. Io l'ho fatto con il kiwi, potete farlo con la banana, con la mela. Vi parlo di congelare la frutta e lo vendiamo ai nostri ragazzi come lo smoothie più buono al mondo. E poi ho fatto un caffè leccese. Qui una bella cesta di pane, dei fiori a tavola, una bella colazione, può renderci felici veramente. Volevo salutarvi, spero di essere stato utile per questi piccoli consigli più che una ricetta. Poi mettete a frutto tutta la vostra fantasia, però vivete questi momenti difficili con la vostra famiglia, specialmente chi ha bambini, cercate di fargli percepire meno sofferenza possibile, come con il cibo. Una buona colazione, farlo uscire dalla routine normale, che non si sta male anche a casa, e confido negli adulti e nelle persone sagge. Grazie ancora a questo progetto di We Are Puglia e ci vediamo presto. Ciao!